Ciao bimbi, come state? Allora, intanto vi volevo dire nuovamente che mi mancate, che vi penso sempre. E come avete passato la giornata di ieri, la Domenica delle Palme? Spero il più serenamente possibile. Allora, sono di nuovo qui per dirvi, per comunicarvi i lavori da fare questa settimana. Sono semplici, saranno da imparare la poesia che sarà di Gianni Rodari. Perché quest'anno ricorderete bene che abbiamo lavorato con Gianni Rodari. Abbiamo fatto delle letture settimanali, le abbiamo drammatizzate, le abbiamo riprodotte graficamente e ci siamo tanto divertiti con lui. Siccome quest'anno è il centenario, come già vi avevo spiegato, di Rodari, ho scelto una poesia proprio di Gianni Rodari, che poi vi manderò e che la maestra Vanessa vi leggerà, quindi manderà un audio su questa poesia. Il secondo lavoro da fare questa settimana è lui. Non vi spaventate, un piccolo coniglietto di Pasqua con il suo cestino porta uova, ok? Che poi una volta asciugato si staccherà dal bicchiere. Eccolo qui, ed è semplicissimo da realizzare. Adesso lo faremo insieme. Allora, innanzitutto, per realizzare questo coniglietto, dobbiamo ottenere della pasta di sale. E noi siamo bravissimi a fare la pasta di sale, bimbi. Quante volte l'abbiamo fatta a scuola? Tantissime volte. Per ottenere dell'ottima pasta di sale, se mamma e papà non lo sanno, le dosi sono un bicchiere di sale, un bicchiere di acqua e un bicchiere di farina bianca in parti uguali. Una volta mischiate, io consiglio di mischiare prima di far sciogliere il sale nell'acqua, così non viene molto grumoso, l'impasto verrà il più liscio possibile e quindi più bello da lavorare. E se a queste dosi poi l'impasto risulta essere ancora troppo morbido, quindi non così, diciamo come del pongo scaldato tra le mani dovrebbe venire, aggiungiamo comunque della farina e del sale, ok? Fino a ottenere questo impasto. Per realizzare il nostro coniglietto, a cui poi ognuno di voi darà il nome, io devo ancora trovare il mio, vediamo se mi aiutano i miei figli, dobbiamo prendere pezzo. Anzi, intanto scusatemi bambini, vi dico che c'è qualche strumento da procurarsi in casa, tutte cose che abbiamo appunto in casa. Intanto un pennello, quello che la mamma usa per stendere la cipria o il fondotinta, eccetera. Ci servirà solo la parte di dietro, quindi non glielo sporcheremo, che non si preoccupassero le mamme, ok? Poi io ho questo matterello che i miei bimbi utilizzano per giocare col pongo, ma sicuramente ce l'avete anche voi, quelli in plastica lisci. O se non abbiamo un mattarello, possiamo usare quello della mamma, certamente, ma se non ce l'abbiamo, possiamo appiattire anche con le mani, ok? La pasta di sale. Poi uno strumento del genere per fare i ravioli, ok? Se non ce l'abbiamo, non vi preoccupate. Se ce l'abbiamo, meglio. Se non ce l'abbiamo, facciamo senza. Un coltellino, che sicuramente abbiamo in casa. Coltello con un po' più di punta da utilizzare sempre con l'aiuto di mamma o papà, ok? Qualche stuzzicadente, ok? Una tazza con un po' di farina dentro in cui andremo a appoggiare il nostro bicchiere perché poi ci andremo a mettere un po' di pasta di sale stesa per realizzare il cestino, così non si attaccherà, si staccherà facilmente una volta asciugato. Ok? Un bicchiere con un pochino d'acqua ed un pennellino. Ok? Adesso stacchiamo una pallina di pasta di sale, ok? E andiamo a lavorare. Vediamo di che grandezza deve essere. Così. Diciamo come una piccola polpetta, guardate le dimensioni in base alla mia mano. Certo, la mia mano è grande, ma vi potete far aiutare dalla mamma o da papà, ok? Così. E andremo a formare questa pallina che a un certo punto prenderemo verso l'estremità, così, fino a formare una specie di cono, non troppo regolare. Quindi lo andremo un pochino ad allungare questa pallina, come un uovo
con un pochino di punta, ok? Ecco qui, semplicissimo. E lo mettiamo da parte. Poi andremo a staccare un altro pezzo di pasta di sale e a formare due goccioline non molto grandi. Così. Facciamo sempre una pallina, la allunghiamo tipo un cordoncino e il cordoncino lo spezziamo a metà, così vengono due parti identiche, ok? Identiche, simili, ok? Prendiamo prima una e formiamo con le mani una gocciolina che andremo a schiacciare da un'estremità e dall'altra sarà un po' a punta, ok? Ne formiamo una e la poggiamo. Riprendiamo l'altro pezzo del cordoncino e facciamo la stessa cosa, così. Queste saranno le zampette del coniglio. Che facciamo adesso? Con il dietro del pennellino che abbiamo preso prima, andremo sulla gocciolina a fare questo lavoro, ad incavarlo un pochino, ok? Così, perfetto. Vedete? Io l'ho incavato con il retro del pennello, così. E poi con uno stuzzicadenti andiamo a fare tre buchetti. Vedete? Ricordano le zampette degli animali? Quindi in questo caso del coniglietto, ma anche di un micino. Quindi avete presente? Ok, la stessa cosa facciamo anche sull'altra zampetta che avevamo già fatto prima a forma di goccia, quindi andremo ad incavare così, bene, e a fare tre piccoli buchetti, 1, 2 e 3, ma voi siete bravissimi. Adesso mettiamo tutto giù e lasciamo asciugare mentre noi proseguiamo il nostro lavoro. A questo punto faremo un'altra piccola pallina e andremo a fare la testa. Stesso discorso, quindi diciamo che mentre questo abbiamo detto che è il corpo del coniglietto, la pallina deve essere più piccola sicuramente rispetto al corpo. Quindi per formare la testa facciamo una pallina più piccola. Poi le dimensioni le vediamo noi, possiamo giocare e rigiocare con questo lavoro. Formiamo di nuovo una pallina e più o meno diamo la forma del corpo, quindi a un certo punto andremo verso un'estremità, tipo cercare di formare nuovo, ok? Un uovo schiacciando un pochino sul davanti, così, così. Lo mettiamo da parte anche questo, vedete? Abbiamo ottenuto questo risultato, quindi rispetto al corpo. Questo risultato e mettiamo anche questo da parte. Adesso dobbiamo prendere una pallina e cercare di formare un ovale. L'ovale, sapete perché cosa serve?